nuova puntata di 2x2 sotto Aki Talk. Abbiamo due nuovi ospiti in questo format condotto da me, Tiziana Smargiassi, che è qui con me. Ciao Barbara del Fallo. Ciao Tiziana. E questa sera avremo una puntata molto molto interessante. Parleremo di un tema estremamente attuale, quindi dei social network, di come si utilizzano i social network e soprattutto di come questo utilizzo possa comportare dei rischi. Vero Tiziana? Assolutamente, usiamo tutti o quasi questi social, uno in particolare che è Facebook, nasconde tanti rischi. Negli ultimi anni, nelle ultime settimane abbiamo sentito anche tante notizie di cronaca legate a questo argomento. Siamo onorati di avere con noi l'avvocato Giuseppina Fabretti e l'avvocato Silvia Notaro, che fanno parte del Emily Abruzzo, dello sportello antiviolenza. Loro sono state spesso anche nelle scuole, hanno cercato di sensibilizzare perché è la cosa più importante, hanno fatto anche dei convegni al riguardo. E allora io voglio sapere innanzitutto di cosa si tratta, cos'è questo sportello antiviolenza Emily? Allora, prima di tutto ecco, che cos'è Emily Abruzzo? Io volevo anche solo fare un piccolo accenno al fatto che io sono anche presidente di Cammino, la sede di Vasto, che è la Camera Nazionale degli Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni. Perché ho voluto fare questo appunto? Perché in realtà Emily e Cammino hanno un unico obiettivo, che è quello dell'informazione e dell'educazione, in primis delle nuove generazioni. Per quello che riguarda Emily Abruzzo, nasce come un'associazione contro il femminicidio, contro la violenza di genere. Poi negli anni ci si è resi conto dell'importanza della sensibilizzazione delle nuove generazioni, per cui automaticamente abbiamo fatto informazione nelle scuole. Emily con Cammino non fanno altro che educare e rispettare le regole che sono disciplinate, diciamo, a livello nazionale, che sono le indicazioni date dallo Stato in ordine alla rieducazione delle nuove generazioni, soprattutto in ordine ai brutti fatti di cronaca che sono sempre più vengono sempre più spesso a galla e che dimostrano che le nuove generazioni vanno rieducate al rispetto dell'altro, che deve essere, per quello che riguarda Emily, le donne, quindi contro violenza di genere, anche il compagno di scuola, tra virgolette, che magari lo vediamo magari un po' più chiuso, lo vediamo un po' particolare, quindi la lotta al bullismo. Ed è importante perché negli anni poi si è unito anche quello fenomeno particolare del cyberbullismo, che è un fenomeno particolare perché laddove il bullismo è circoscritto alle scuole, il cyberbullismo esce dall'ambiente scolastico e può coinvolgere sia le donne che gli adulti. Con gli adescamenti online. Esattamente, con gli adescamenti online. Tra l'altro va notato che sia quando si parla di bullismo che di cyberbullismo si parlano di azioni violente e aggressive. La cosa importante da valutare è che, ecco come ci andiamo a ricollegare con i social, laddove il bullismo è circoscritto alle ore scolastiche o pre-post scolastiche, l'attività di cyberbullismo purtroppo potrebbe essere H24, perché c'è un bacino di utenza molto più ampio e soprattutto non si ha il limite né temporale e soprattutto visivo, perché molto spesso l'addescatore non entra diciamo a contatto visivo con la sua vittima, e ci sono dei meccanismi particolari, magari con calma affronteremo, e che noi con Emily andiamo ogni volta con convegni, con l'aiuto anche dei testimonial che hanno subito violenze di bullismo, e andiamo a sensibilizzare le nuove generazioni, e ce lo facciamo sia io che la collega Silvia Notaro. Quindi Silvia, parlando di bullismo informatico, quindi entriamo un po' nel merito del primo concetto che abbiamo esposto. Innanzitutto, di che cosa si tratta e quali sono le dinamiche che possono porre in allarme per un atteggiamento di questo genere? Certo, allora partiamo dal presupposto che in realtà il cyberbullismo è un fenomeno che si è dilagato tantissimo
negli ultimi anni, ma anche velocemente, tant'è che fino a poco tempo fa, fino al 2018, comunque anche il legislatore non aveva previsto una legge specifica sul cyberbullismo, perché non si riusciva ad individuare in realtà come muoversi. Solamente nel 2018 è stata fatta la legge sul cyberbullismo, la 71, quindi del 2017, sì. Non 2018, allora, 2017, sì, la 71 del 2017, che ha definito il cyberbullismo. Il cyberbullismo in realtà è una serie, è posto in essere nel momento in cui si attuano una serie di comportamenti che ovviamente danno luogo poi a degli illeciti, in particolar modo è stata definita come una qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, diffamazione, acquisizione e trattamento illecito dei dati personali in danno dei minori, oltre alla diffusione online di contenuti che siano foto o video, e aventi ad oggetto anche i familiari dello stesso minore. Questi comportamenti posti in essere hanno lo scopo fondamentalmente di isolare il minore o un gruppo di minori e di danneggiarlo, quindi mettendolo in ridicolo. Quindi lo scopo, insomma, è quello. Quindi, ovviamente tutto ciò che riguarda questi comportamenti in rete viene definito cyberbullismo. Il cyberbullismo ovviamente rispetto al bullismo ha una portata diversa, più importante, diciamo, più importante nel senso di gravità, cioè più pericolosa, perché come diceva Giuseppina non è circoscritta, a parte a un ambiente che può essere un ambiente scolastico come il bullismo, però è circoscritto comunque a un gruppo di persone, cioè il bullismo è circoscritto a un gruppo di persone. Ragazzi, certo. Il cyberbullismo no, è potenzialmente... È una chat. Sì, è aperta al mondo, di conseguenza i danni che causa un comportamento che integra il cyberbullismo è un danno gravissimo e maggiore rispetto a quello che, insomma, può provocare ovviamente il bullismo grave ugualmente, però ovviamente ha una portata maggiore, tant'è che si sentono nei fatti di cronaca tantissimi casi di ragazzi portati poi al suicidio perché ovviamente... perseguitati da cyberbulli in rete. Noi abbiamo avuto anche ospiti, certo, durante alcuni convegni, anche nelle opere di sensibilizzazione che abbiamo fatto nelle scuole, anche di testimonial, come una ragazza, insomma, è venuta a raccontare tutto il suo percorso di vita e quello che ha subito. Prima nelle scuole, quindi il bullismo, dopodiché quando è diventata più grande ha subito in rete, quindi atti comunque che sono continuati in rete e che poi sono terminati perché giustamente finalmente la ragazza ha deciso di denunciare ovviamente questi comportamenti, di segnalarli alla polizia postale e quindi è uscita, insomma, da questo tunnel in cui era entrata. Lei dice sempre fortunatamente, certo, io sono riuscita a uscire perché ho trovato anche l'appoggio dei miei genitori e perché ho parlato con i miei genitori, e questa è una cosa importantissima per i minori. Ovviamente la prima cosa da fare quando capitano, insomma, queste cose è parlare con i genitori prima di tutto, con un insegnante o comunque con un adulto, perché il cyberbullismo quindi è un reato, insomma, certo, che viene esplicato nei confronti di un minore, quindi la prima cosa che un minore deve fare in questi casi è rivolgersi ovviamente a un adulto. Certo, mi ricollego, genitore? Esatto, io questo volevo dire, che probabilmente è importante notare che dal 2018 c'è stato un decreto legge che ha permesso l'accesso ai social network ai 14 anni. Ecco. È stata una adesione di un trattato internazionale europeo a cui l'Italia si è adeguata. Questo fa sì che è vero che i ragazzi, quando entrano in Instagram, per esempio, sì, che tra i giovani è molto molto frequente, il più diffuso, esattamente, hanno una delle regole da accettare, da rispettare, delle clausole generali da accettare, però è chiaro che nello stesso momento loro probabilmente quello che stanno accettando va de plano, scrivono sì, accetto, certo, ma non sanno quello che capita. Ecco perché è importante che un genitore in qualche modo, io dico sempre, faccia un po' il ficcanaso, nel senso che
Io porto l'esempio che sono stata, prima che Spadafora fosse attuale ministro dello sport, è stato garante per l'infanzia e l'adolescenza. Io l'ho sentito a un convegno e lui ha detto una cosa importante allora, disse: non è giusto ritenere che un quindicenne e un quattordicenne abbia una privacy piena, ma non perché non si voglia riconoscere, ma perché si presume che un adulto abbia quelle piccole scaltrezze da comprendere chi c'è al di là dello schermo. Quindi diciamo che il fatto, le accortezze che si devono avere sono queste: stare con le antenne ritte. Anche perché negli ultimi anni, attraverso questi social, c'è molto utilizzo, scambio di foto, video, materiale, tante volte poi si subiscono delle minacce vere e proprie. Sì, allora il problema è questo, che allora, quando si ha un rapporto con i social, soprattutto i ragazzi hanno una cattiva capacità di inquadrare ciò che è virtuale come nella loro vita. Per cui per loro, per esempio, è molto importante avere tanti follower. Certo. Per cui essere circondato, seguito da tanti follower equivale a essere una persona famosa. Questo fa sì che nella massa l'amico dell'amico spesso può essere una persona malintenzionata. Per cui un genitore che rispetto a un figlio si mette magari in una posizione di spettatore dovrebbe semplicemente cercare di individuare determinati comportamenti. Uno fra tutti, l'isolamento, cioè quando il minore si isola col suo computer o col suo telefono, bisogna in qualche modo alzare le antenne. Quindi campanello d'allarme. Quello dei campanelli d'allarme. Sì, primo. E poi ce ne sono degli altri? Beh, sicuramente c'è una modifica dell'umore. Cioè? Perché l'addescatore cyber-addescatore ha delle modalità ben precise. Prima di tutto si accattiva il minore, certo. Per cui cerca di conoscere i suoi interessi. Laddove li ha conosciuti, tende, la prima cosa da fare che fa è proprio cercare di isolare il minore dal resto della famiglia. Perché? Perché deve creare con lui quella complicità. Un rapporto di fiducia. Esatto, e questo fa sì che il passo successivo, ma purtroppo, è quello di chiedere foto e video. Perché? Perché la foto e il video tanto sono più intimi, usiamo questo, certo, termine, sì, sì, tanto più creano rapporto, esatto, ricatto. Perché laddove il ragazzo a un certo punto, il tredicenne piuttosto che la ragazza, tredicenne, quattordicenne, diciamo quattordicenne visto che può accedere da solo al social, si vuole distaccare perché magari si rende conto che sta andando oltre, quel briciolo di foto e video può essere manomessa e quindi creare il ricatto nell'altra, certo, nel minore. Certo, certo. È molto molto interessante capire la dinamica attraverso la quale avvengono queste cose, però è una dinamica che non riguarda soltanto i minori, ma capita anche, ahimè, agli adulti. In quale, sì, modo? Sempre, ecco, Giuseppina parlava dell'attirare ovviamente l'attenzione del ragazzino. In che modo? Conquistando la fiducia del ragazzino. E questo stesso discorso può essere fatto per un adulto, quindi per una donna, ma anche per un uomo, comunque per un adulto. Si tratta appunto dell'addescamento in rete, che avviene nella stessa modalità sia nei confronti di un minore, oddio, sia nei confronti di una donna, nel senso che molto spesso l'addescatore che cosa fa? Per conquistare ovviamente la fiducia dell'altra persona, prima di tutto si finge un profilo, un'altra persona, un profilo finto. Per esempio, bisogna sempre diffidare dalle immagini di profilo in cui la persona compare molto bella. No, sembra una cosa assurda, però assurdo, in realtà ma è così. Foto troppo perfetta. Sì, foto troppo perfetta, bisogna diffidare assolutamente. Così come bisogna evitare, ad esempio, di cliccare su link di siti di conoscenze online, oppure bisogna evitare di cliccare su banner pubblicitari che pubblicizzano appunto siti di conoscenze. Perché? Perché poi attraverso questi, cliccando su questi siti, su questi banner, poi si vanno a chiedere informazioni personali, dati personali,
l'utente crede di iscriversi, non so, in qualche sito, e invece in realtà poi sono, dietro ci sono gli adescatori che acquisiscono questi dati personali, con quelli iniziano comunque a lavorare, diciamo, sulla persona, quindi sui suoi interessi, su quello che può piacere, tutti strumenti che poi lui utilizzerà nelle chat per cercare ovviamente un punto in comune con questa persona. Di conseguenza l'adescatore agisce in questo modo nei confronti dei minori, nei confronti dei minori avviene una cosa un po' diversa, nel senso che spesso l'adescatore si finge adolescente. Non spesso, sempre, coetaneo, si finge coetaneo, quindi fingendosi coetaneo il ragazzino, ovviamente, che sono ragazzini, stiamo parlando anche di ragazzini molto piccoli, 12-13 anni, quindi mano a mano vedono, oddio, quindi ecco, abbiamo interessi in comune, gli piace questo film, gli piace questa musica, e quindi in qualche modo, poi il passo successivo dell'adescatore qual è? Il passo successivo è mandare foto o video, alcune volte per il semplice gusto di vederle, certo. Altre volte invece poi vengono utilizzate, questo soprattutto anche per le donne, come strumenti poi di minaccia. Quindi questa è una cosa importante. Ecco, parlando appunto della minaccia magari anche alla donna, così come può succedere anche al bambino, spesso vengono dati degli appuntamenti, ecco, questo volevo dire, queste chat. Questo volevo dire che il passo successivo dell'adescatore è quello di fissare un appuntamento, ovviamente, per poter incontrare la persona. Certo. Qui il problema qual è? Nel momento in cui si arriva a chiedere l'appuntamento siamo già abbastanza avanti, quindi... Se si tratta di un minore è fondamentale che il minore là si renda conto che almeno deve iniziare a dire ai genitori che ha conosciuto questa persona in chat. Ovviamente che non può andare perché sono ragazzi, per quello è importante la vigilanza del genitore, è importantissima la vigilanza del genitore in questi casi. Invece per quanto riguarda una persona adulta, quindi una donna, L'appuntamento o non bisogna andare o bisogna andare accompagnati, comunque mai da soli, se quindi sei mai una persona da soli adulta. Al primo appuntamento preso in queste chat, se la persona non la si conosce già dal vivo in qualche modo. Certo, tra le raccomandazioni per evitare questi addescamenti, quindi sia nei confronti dei minori che nei confronti delle donne, è in generale, vabbè, sembra una cosa banale, però è in generale non accettare amicizie da persone che non si conoscono. Al di là della chat, quindi è una raccomandazione banale che però purtroppo dovrebbe essere fatta, ecco. Se io invitassi Barbara non mi conosce a questo appuntamento, anche magari solo per estorcere soldi, perché non sempre magari si tratta poi di violenza, e Barbara accettasse il mio invito, una volta che si è trovata in difficoltà perché mi hanno messo questi soldi, a chi si deve rivolgere? Cosa fa? Sicuramente alle forze dell'ordine, assolutamente. Tra l'altro con la legge del 2017, la 71, laddove ci dovesse essere un addescamento via chat e una divulgazione di foto, immagini personali, rivolgendosi alla polizia postale viene immediatamente oscurato il profilo dal quale è partita la chat. Però è quindi la divulgazione è proibita. Però bisogna dire un dato importante, che purtroppo, nonostante tutte le massime accortezze, le immagini rimangono su internet. Cioè viene oscurato il profilo, viene eventualmente individuato il soggetto che si nasconde dietro al profilo, ma se le immagini sono particolarmente, personali, intime, rischiano comunque di essere prese dal malintenzionato di turno, perché la rete è troppo vasta per poterle bloccare al 100%. Certo. Ovviamente prima viene fatto e prima viene arginato. Poi subentrano altri procedimenti, insomma, per quanto riguarda la rete, molto bloccare, molto più complessi. Esatto. Sì, posso, ricollegandomi a quello che dice Pina, è un'arma a doppio taglio il fatto che in realtà poi quanto viene scritto
su un social, quanto viene scritto di me, non si perda, perché può essere utile, cioè nel senso che molto spesso chi adesca, a parte l'adescamento, ma anche proprio chi pone in essere dei comportamenti illeciti che poi sfociano appunto nel cyberbullismo, quindi offese, minacce, diffamazione, qualsiasi cosa, non è sufficiente per chi le mette in atto cancellare anche un commento. Bravo, alcune volte sì, alcune volte sì. Si fanno dei commenti ovviamente sgradevoli, ingiuriosi, ma ecco, pesanti, poi si cancellano sperando, oppure credendo di farla franca, diciamo, in qualche modo. In realtà non è così, perché il commento, anche il commento che viene cancellato nel momento in cui si segnala però alla polizia postale quella conversazione, la polizia postale ci risale. Può accedere, certo. Ma ci risale, quindi, tranquillamente. Non bisogna, anzi, poi scoraggiare, perché a volte ti dicono no, ma non venire a denunciare, tanto non arriverà mai. No, arriva, arriva. Ma anche le conversazioni su WhatsApp, qualsiasi, tutto, loro Messenger. Loro tutte le memorie dei telefoni. Ma lo fanno privatamente, ci sono comunque degli hacker che li fanno privatamente, a pagamento li fanno, spesso capita anche nelle cause di separazione, insomma, quindi figuriamoci la polizia postale con quale facilità riesce comunque a risalire. E questa è una cosa importante. Alla conversazione, anche se il soggetto finge di essere un'altra persona, perché poi risale ecco, al computer, bravo. Cioè risale proprio al computer di casa. Quindi è vero che da un lato le immagini poi ecco in realtà non si cancellano mai, perché nel momento stesso in cui viene pubblicata, già un secondo dopo un miliardo di persone le hanno cliccate, l'hanno potuto visualizzare, hanno potuto anche condividere, quindi è impensabile. Ecco, io faccio un esempio personale, perché posso dire che è anche capitato, e ci sono state due cose. Una, siamo stati proprio hackerati, e questo è successo come Abruzzo Web TV su Instagram, cioè sono entrati nel nostro profilo con le nuove modalità password doppia, hanno addirittura inserito la loro email, così che noi non abbiamo più potuto fare accesso sul nostro profilo, e adesso è lunghissimo poi l'iter da seguire in quel caso. In un altro caso invece io ho fatto infatti la denuncia alla polizia postale, siamo riusciti poi attraverso tante persone che hanno segnalato, c'è stato un vero e proprio furto di identità, che è un'altra cosa a cui dover dare attenzione, non entrando nel mio profilo, perché questa è un'altra cosa, prendendo proprio delle foto dal mio profilo e creando un nome falso. Mi è capitato ben 3 volte. Tutte e 3 volte sono riuscita a bloccare. È uno dei nuovi reati. Perché è l'acquisizione illecita dei dati personali. Cioè, quindi comunque è un reato. Ed è sempre più frequente. Esatto. È diverso nel caso in cui prendono il tuo profilo e lo utilizzano, dal caso in cui ne creano un altro nome. Ne creano un altro con un altro nome, però con tutti i tuoi dati, con tutte le tue foto, le tue immagini, possono anche cambiare un'unica vocale nel cognome. Sì. Ok, però se la foto è quella, le persone comunque stata avvisata da persone che hanno ricevuto questa mail e questa richiesta di amicizia, e hanno ricevuto anche delle mail, quindi delle chat, e grazie a Dio hanno avvisato, perché non so magari cosa gli era stato scritto, hanno avvisato. Però c'è anche da sottolineare, per questo volevo far sottolineare, serve la denuncia, che magari andati alla polizia tendevano a scoraggiare, nel senso sì, chiamiamo, ma non è la reato. Polizia postale? Sì. Ti posso portare un esempio proprio di ieri pomeriggio. Mi ha telefonato una ragazza, tra l'altro non abruzzese, proprio del nord, e praticamente mi ha chiamato in lacrime, perché ha detto: il mio ex fidanzato ha mandato le mie foto al mio attuale fidanzato. Okay. Tra l'altro fidanzato con il quale aveva avuto una discussione davvero pesante il giorno prima, per cui questo ha utilizzato questo escamotage ulteriore per accentuare la rabbia nei suoi confronti. Questa ragazza, che è in Piemonte, per cui si presume dove insomma ci dovrebbe essere anche sto parlando proprio di Torino, non sto parlando di una cittadina sperduta nelle Alpi, praticamente questa ragazza è andata a un corpo di polizia, le ha detto: vabbè, ma se non hai le prove che lui l'ha fatta sto giro, e io gliel'avevo detto, le ho detto: guarda, non andare a un corpo di polizia semplice, va alla polizia postale. Sì, infatti andai dalla polizia normale. Io ti ho chiesto se è andata a quella perché postale. Perché l'approccio è diverso, non è che loro ti tendono a
scoraggiare, semplicemente siccome loro hanno a che fare con altre tipologie altre di reato, loro lavorano sulle prove. Se non è tangibile, okay, io non ti posso aiutare. Cioè, la polizia postale se la crea la prova, perché va alla ricerca. Che okay, okay, diverso il lavoro, esatto, che fa la polizia postale. Ora per diciamo spiegare meglio e comunque illustrare meglio il fatto, come dicevate voi, che sono competenze differenti. Sì, anche da dire e aggiungere che ci troviamo di fronte a dei reati nuovi, cioè abbiamo poca giurisprudenza, no, rispetto a questi reati, e quindi in qualche modo c'è tanta strada ancora da fare rispetto ad un qualsiasi altro reato penale. Però ti assicuro che anche partecipando ad alcuni convegni dove erano stati chiamati come ospiti gli agenti della polizia postale, loro non fanno altro che raccomandare di fare la segnalazione. Cioè, è l'approccio anche diverso. È proprio un approccio diverso, ma perché ecco, appunto, è una competenza diversa. Questione di è importantissimo, cioè, perché prima si segnala ovviamente una situazione e prima si può agire. Però c'è anche da dire una cosa, che prima di arrivare comunque alla polizia postale, perché giustamente la polizia postale poi si deve andare materialmente, certo, o col genitore se si è minore, quindi ecco, comporta un tipo di impegno diverso. La prima cosa da fare quando ci sono anche dei contenuti, insomma, che sono deplorevoli, che comunque vanno ad offendere la persona, comunque vanno a danneggiarla in qualche modo, lo stesso utente, che può essere anche il ragazzino, intanto può segnalare quel contenuto al gestore del sito. Sì. Lo può fare al gestore del sito o al titolare del trattamento dei dati personali, che deve comunque obbligatoriamente agire. Nel momento in cui non lo dovesse fare, allora si può andare direttamente al garante per la privacy, che ha l'obbligo entro 48 ore di bloccare quel contenuto, oscurare comunque quel contenuto. Per sintetizzare, perché noi parliamo con un pubblico molto molto ampio, diciamo che la prima cosa da fare è recarsi dalla polizia postale, perché ovviamente è una questione di competenza. Guarda, ti dico, non è una cosa difficile segnalare al titolare su Facebook, per esempio, basta andare alle postazioni, segnala, cioè sì, non è sì, una cosa, sì, si sì, segnala, si spiega il motivo, c'è anche proprio un modulo apposito, quindi non è complicato, però ecco, è la cosa più immediata che uno vorrebbe un attimo bloccare, ok? Certo, cioè, oddio, immediata. Prima è più immediata, dopodiché la polizia postale serve ovviamente per risalire poi. Sì, parlavamo insomma di reati abbastanza importanti. Ecco, adesso abbiamo un po' parlato in generale delle competenze dell'associazione, di quello che comporta l'utilizzo del social network. Entriamo un po' nelle vite private. Facciamoci un po' i fatti delle nostre ospiti. Il vostro rapporto con il social network, perché io immagino che per trattare argomenti di questo genere c'è anche un'esperienza alla base, uno studio che si fa, anche noi lo facciamo, no, con l'utilizzo dei nostri profili, esatto, sulla propria pelle, sulla base della propria esperienza. Beh, io sono sia su Facebook che su Instagram. Su Instagram per seguire le figlie. Ecco, per seguire le figlie. Oltre a quello che già faccio a casa, che è ampio. Nel senso che, ecco, come ho detto prima, non lascio la giusta dose di privacy. Di libertà. Però spesso mi capita di entrare e chiedere che cosa stanno vedendo. Perché ovviamente temo perché ci sono dentro. Per quello che riguarda Facebook ci gioco tanto. Con Instagram, per esempio, non ci riesco a fare quasi niente, perché sono una incapace totale. Con Facebook gioco un po' di più perché è molto più elementare. Poi mia figlia mi dice: vabbè, per voi vecchi va meglio Facebook. Ora come ora i giovani non più Instagram. Vero. Adesso c'è questa spaccatura generazionale. Sì, proprio alla grande. Però è vero. O è più TikTok, semplice. L'ultimo è il TikTok. Sì, quello lo odio profondamente. Ecco. Quello lo odio profondamente, anche perché mi sento le musichette per casa. Esatto. Quindi sì, io il mio approccio è molto elementare con i social, però mi ci diverto, ecco, per esempio non disdegno di seguire Benedetta Benedetta, le ricette di Benedetta. Ho un archivio ricchissimo che penso ci vorranno tre seguire tutte le
le ricette di Benedetto. Per poterlo sentire, ma non ho cucinato neanche una pasta, ecco, di quello che ho insegnato. Quindi è così. È molto io come Giuseppina utilizzo Facebook e Instagram, però Facebook per fare gli auguri. Oggi è il compleanno e quindi faccio gli auguri. Ha sostituito la memoria delle persone. No, io veramente faccio gli auguri anche con 2 giorni di ritardo, perché questo spiega quanto lo utilizzo Facebook, proprio lo utilizzo molto poco, devo dire la verità, oppure ecco su gruppi di informazione, oppure mi piace molto l'arredamento, quindi vedo tutti i siti, soprattutto su Instagram. È una cosa che evito assolutamente di fare, perché l'ho fatta una volta e non la farò mai più. Fare un commento, un commento su... Non vi dico che cosa si è scatenato dopo tutta una serie, tutti, chi me l'ha fatto fare a rispondere, tipo quando si risponde ecco, su WhatsApp, nelle chat dei gruppi dei genitori. No, mai più, quindi mi faccio i fatti miei, guardo le foto, clicco i like. E no, invece non mettete magari successi per alcune cause, si usa adesso nella modernità, allora, fare anche quello, anche se deontologicamente non so se ci sono dei richiami, assolutamente, no? Assolutamente, noi abbiamo il primo nostro dovere, la riservatezza. E su questo posso dire che con grande orgoglio le avvocatesse sia di Cammino che di Emily Abruzzo si ben guardano da pubblicizzare, soprattutto perché abbiamo a che fare con dei reati e delle situazioni di estrema delicatezza, per cui anche un solo cenno a caratteristiche delle persone vittime a noi porterebbe grosso problema, ma porterebbe ripercussioni non da poco sulle vittime. Certo. Per cui al massimo puoi dire di essere avvocato per quello che ci riguarda, dire quello che facciamo, ma non i casi allora, che poi un conto è pubblicizzare il proprio studio legale, certo, cosa certo. Licitissima, ovviamente, o avere dei marketing, siti, magari. Marketing, certo, quello è un altro discorso, però ecco, a me personalmente poi pubblicare la vincita di causa a me personalmente insomma non interessa, al massimo quando vado in trasferta tipo Milano dico presso il tribunale di Milano, ma e anche quello potrebbe rientrare nel per sfiziare qualcosa di diverso. Io intanto vorrei approfittare per ricordare i numeri però dello sportello antiviolenza Emily Abruzzo, il 331 15 66 701, e questo è lo sportello antiviolenza tra virgolette normale, standard. Poi c'è quello riservato alle donne straniere che non sanno parlare l'italiano, per cui gli vengono incontro anche in questo modo, parlando la loro lingua, e il numero è 339 18 41 962. Sì, è vero. Bene, allora siamo in chiusura, abbiamo parlato tantissimo di tante cose interessanti e ci sarebbe tantissimo da parlare, le fake news, magari le richiameremo. Esatto, faremo un'altra puntata, perché forse altre puntate, perché io ritengo che questa puntata sarà molto molto seguita. Un tema di fortissima attualità. Però in chiusura vorrei dare un messaggio e voglio farlo con le nostre ospiti. È importante forse partire dalla base, cioè da un concetto importantissimo, il fatto di distinguere la vita reale dalla vita virtuale, è forse questo che manca come concetto iniziale? Sì, sicuramente, soprattutto nei giovani, è quello che dicevamo poc'anzi, far comprendere che ciò che è in rete non è vero. Era come un po' una volta quando le nostre nonne guardavano gli sceneggiati e credevano che era telenovela. Però noi oggi capiamo che è tutto scritto a tavolino. Diciamo che nella rete non è scritto a tavolino, però il virtuale non ha quasi nulla di reale. Grazie, quindi fate attenzione, mi raccomando, quando utilizzate i social network, perché vi abbiamo dato tanti spunti sui quali ragionare. Divertitevi, navigate, chattate intelligentemente e coscienziosamente. Grazie alle nostre ospiti Silvia Notaro e Giuseppina Fabretti, e alla prossima puntata di 2x2 sotto a chi tocca.